ragazzi, oggi vediamo come realizzare assieme questa decorazione natalizia a forma di Babbo Natale fai da te, che può restare benissimo appesa grazie a questo spaghetto oppure un filo, ovviamente, che possiamo inserire noi con anche eventuali decorazioni, brillantini eccetera, dove vogliamo. Per creare questo Babbo Natale completamente realizzato in carta ci servono della carta di colore rosso per fare il vestito di Babbo Natale, della cartoncino o carta, comunque non più spesso di 150-200 grammi, per fare il volto di Babbo Natale, della carta bianca per fare le calze di Babbo Natale e la barba, e poi ci serve anche della carta, del cartoncino nero per le scarpe di Babbo Natale. Io sinceramente non ce l'avevo e quindi mi sono pitturato la carta normale bianca da fotocopie con il pennarello nero, semplicissimo. Dopodiché ci servono un righello, come il mio simpatico Coco ad esempio, delle forbici dalla punta ovviamente arrotondata, un pennarello per segnare, una punta in questo caso da 0,8 per segnare gli occhietti, come vedete, e la bocca di Babbo Natale, e dopodiché una gomma, perché quando andremo con la matita a tracciare le parti del corpo di Babbo Natale per ritagliarle, dopo potete ovviamente ritagliare quanto volete. Infine una colla per incollare i pezzi del tutto, e io ho utilizzato anche una graffatrice per dare al corpo di Babbo Natale più solidità. Vediamo come iniziare. Direi che in tutto ci mettete circa a realizzarlo, preparare tutti gli strumenti e via dicendo, una mezz'oretta massimo, ecco. Ovviamente se avete le cose in ordine in casa, non siete dei papà pasticcioni come me che per andare a cercare la penna devo andare di là, per cercare il righello dall'altra parte e via dicendo. Vediamo come si inizia a realizzarlo. Si parte da un cerchio di carta, di cartoncino rosso come questo. Io non ce l'avevo il cartoncino rosso, ma ho utilizzato una vecchia scatola non molto grammata che mi ha permesso da fare da cartoncino rosso. Adesso sì, l'ho portato qui con me, ecco un altro aggeggino che era necessario. Io utilizzo per fare i tondi di carta precisi e perfetti un taglierino circolare che potete trovare in qualsiasi cartoleria, che mi permette di fare i tondi un po' come voglio. Io ho realizzato, perché avevo a disposizione del materiale non molto grande, un Babbo Natale così piccolino, ma nulla vieta di farne ovviamente uno più grande. Fatto il cerchio, lo tagliate a metà grazie al righello, sempre con un taglierino, magari in questo caso lineare tradizionale, lo pieghiamo leggermente a metà per poi riuscire a realizzare un cono che sarà poi l'abito, il corpo di Babbo Natale. In questo caso, avendo un cartoncino molto rigido, io gli ho dato una pinzata, altrimenti si potrebbe ovviamente dargli un'incollata qua sul bordo per poi riuscire a collegare il tutto e dare solidità a quello che è il corpo di Babbo Natale. Una volta fatto questo, dobbiamo realizzare la barba, che poi costituirà anche i capelli di Babbo Natale. Per farlo prendiamo il nostro foglio di carta bianca e, grazie alle dimensioni del cono che abbiamo realizzato, io sinceramente ne ho utilizzato uno dal diametro di vediamo di 13 centimetri. È venuto piccolino così, vedete il palmo della mia mano, ma non da papà. E sinceramente potete, secondo me, anche andare verso i 20-30 cm senza problemi. Con il riferimento del cono che avete a disposizione potete tracciare quindi un modello di barba, barra di volto, e poi così magari che poi andrete a ritagliare con le forbici e ad appiccicare direttamente sul cono. E vi consiglio proprio di fare le cose passo passo. Dopodiché andrete a realizzare quello che è il volto di Babbo Natale con il cartoncino rosa. Magari potete prendere spunto anche dalla barba più capelli di Babbo Natale, ricreandone magari una gemella, semplicemente ricalcando quella che avete ritagliato, e andate a creare una specie di mascherina fatta in questo modo. Non preoccupatevi di fare un disegno estremamente preciso, perché dopo andrete a ritagliare con la forbice e potrete poi cancellare facilmente con la gomma. Una volta fatto questo, incollate con la colla anche la faccia di Babbo Natale, il volto, gli fate con il vostro pennarellino due occhietti, prima ancora magari di incollarla, e il sorriso di Babbo Natale pronto a consegnarci dei fantastici regali. Dopodiché, fatto questo, dobbiamo creare le braccia di Babbo Natale, braccio destro e braccio sinistro. Per farlo, anche in questo caso, prendete il cartoncino rosso, io per praticità lo farò tutto sul bianco, così, e create delle braccia con questa forma qua molto molto semplice. Ok, così, e magari a lato create già anche le manine di Babbo Natale, le fate proprio a manopolina,
semplici semplici, vediamo se ho ancora un po' di punta, sì esatto, semplici semplici così a manopolina, le fate un po' più lunghette perché qua dopo dovete andare ad incollare la manopolina qua sotto per poi riuscire a appiccicarla al vostro piccolo Babbo Natale. E la stessa cosa lo fate per la mano sinistra se avete già fatto quella destra o viceversa. Una volta incollate anche le braccia non ci restano che le gambe di Babbo Natale. Per farle, anche in questo caso magari vi aiutate con la stecca che avete a disposizione, disegnate delle gambine così smilze smilze e lunghe lunghe. Io direi qua sono andato circa sui 4-5 cm, poi ovviamente sta a voi anche scegliere le dimensioni del vostro Babbo Natale. E poi una volta ritagliate ci incollate sopra delle striscioline rosse per fare proprio dei calzetti divertenti in questo modo. Dopo io consiglio sempre di fare vicino, perché così sapete le dimensioni, disegnare accanto anche gli scarponcini, così in questo modo, del nostro Babbo Natale, che poi andremo a ritagliare con le forbici. Il consiglio è che lo scarponcino sia un po' più grandino della calza, perché fuoriesce un po' fuori e fa molto più personaggio realizzato e quasi fumettato. La stessa cosa ovviamente la facciamo per l'altra gamba che abbiamo sulla destra. Una volta fatto tutto questo, il nostro Babbo Natale è completo. In realtà non è completissimo, perché nel vario trasporto deve essermi caduta una cosina, ovvero il pompon di Babbo Natale. Qui potete fare un piccolo cerchietto di carta bianca e poi andarlo a incollare qua sopra. Uno, perché funge da pompon di Babbo Natale, e due, perché vi permette poi di nascondere l'aggancio del filo che avete fatto qui sopra. Come fare ad inserire lo spago, il filo che terrà poi su Babbo Natale, sul vostro albero di Natale? Molto molto, è bello anche l'effetto di Babbo Natale in piedi, in questo modo, è interessante anche l'effetto dinamico poi di questa decorazione. Come fare? Io ho utilizzato una spilla da balia per bucare da parte a parte, quindi mi raccomando fatelo sempre assieme a vostro mamma, a vostro papà, e poi ho allargato il buco della spilla da balia con uno stuzzicadenti fin quando è diventato, ho fatto un po' così, fin quando è diventato abbastanza grande, attenzione ovviamente a tenere tutto molto delicatamente in mano, fin quando è diventato abbastanza grande per inserirci lo spago, e così ecco che ho fatto il mio Babbo Natale decorazione natalizia. Da dove mi è venuta questa idea? Da uno dei libri che qui in Città del Sole ho potuto spulciare, ovvero questo 365 cose da fare e creare della casa editrice Usborne, e questo è l'ispirazione del Babbo Natale che poi mi ha portato a realizzare il mio piccolo Babbo Natale. Oltre a Babbo Natale si può anche realizzare un piccolo elfo, un'altra piccola aiutante di Babbo Natale, un angioletto, con lo stesso principio sempre magari un pupazzo di neve, una renna, degli alberelli e così via. Ovviamente sta alla vostra fantasia andare a realizzare anche dei personaggi nuovi per Natale, magari potete creare un vero e proprio quasi presepe natalizio. Per domande, ed ecco qua, eccolo qua, il nostro piccolo Babbo Natale. Per domande, informazioni, se non sono stato abbastanza chiaro in qualche passaggio, potete scrivermi qui sotto nei commenti. Per i prossimi video, per i prossimi how-to, tutorial e via dicendo, potete iscrivervi qui sopra cliccando iscriviti sul canale di giochi per bambini e ragazzi. Vi aspetto alla prossima, ciao ciao, buon Natale, Davide!